Accusa ora RB, 20-year-old nato a Genova da genitori origine marocchina e residente in uno degli edifici popolari più problematici nel distretto San Siro, dovrà rispondere per la grave accusa rapimento, per aver cercato rapire un ragazzo 2 anni sotto gli occhi suo padre. La ricostruzione 18.30 bambino sta giocando con il fratello dei 7 anni e con suo figlio di un amico di 8 anni. La madre di 40 anni è appena entrata nella gelateria. Il padre 40 anni monitora i bambini a una distanza di circa 10 metri, senza mai perdere la vista. In un certo punto, due giovani donne si materializzano dal nulla. Una è RB, che dice qualcosa al più piccolo, gli sorride, punto lui tra le sue braccia e inizia a camminare nella direzione delle scale mobili che portano agli ingressi della stazione di Garibaldi alla fermata della metropolitana. Dopo un momento di incredulità, il padre del bambino inizia a urlare: cosa stai facendo? Mettilo giù, mettilo immediatamente. Il 20-year-old non lo fa ripetere, lascia il bambino e cerca di disegnare una spiegazione che non è in piedi. Finito? No, perché le chiamate 40 anni 112 e rimane al telefono con l'operatore, continuando a perseguitare la ragazza e fornire informazioni reali alla polizia. I carabinieri radiomobile, la stazione di Garibaldi e l'unità operativa della Duomo Company, impegnati uno dei soliti servizi monitoraggio nei principali cittadini della rete ferroviaria, sono lì in pochi secondi, bloccano il 21enne e lo denuncia libertà per il rapimento. Dalle indagini sul database, i precedenti di RB emergono per Contro le Risorse, che lo descrivono come autore di piccoli furti nella stazione centrale area. L'archivio dei controlli in piazza Duca di Aosta dintorni è aumentato negli ultimi 4 mesi, lo riferisce come una presenza fissa in quelle parti, tra i ladri e borseggiatori che si muovono tra la galleria di carrozze e il mezzanino delle linee M2 e M3. Nessuna misura è stata presa dai militari nei confronti della donna era con lei, che, secondo ciò che è stato ricostruito finora dalle indagini e dalle testimonianze di coloro hanno partecipato alla scena, non ha svolto un ruolo attivo nel raid folle.